Le prime volte hanno un valore particolare e oggi ne stiamo vivendo una di quelle che non dimentichi, una prima volta destinata ad entrare nella storia dell'automobile. La nuova Alfa Romeo Stelvio è il primo SUV firmato dal costruttore del Biscione. Rappresenta piuttosto bene il senso del crossover, quindi di una macchina che è capace di attraversare i segmenti, perché ha il corpo di un SUV, ha le comodità di un SUV, ha la funzionalità di un SUV, ma si guida come una berlina sportiva. E quando arrivi ultimo, soprattutto in un segmento dove si combatte col coltello tra i denti, non puoi limitarti ad esserci, devi stupire. E guardando la Stelvio, un pizzico di invidia avrà sicuramente raggiunto gli ultimi piani di qualche casa tedesca. Già perché a scanso di accuse di campanilismo, il SUV Alfa si presenta davvero bene, a cominciare dalla trazione integrale di derivazione posteriore, il che significa che finché l'aderenza tiene, la spinta arriva sempre da dietro. E il resto non le manca, dai motori potenti anche ai bassi regimi, allo sterzo dal feeling eccezionale, come ci fosse un filo immaginario a collegare il guidatore alle gomme anteriori. Di fatto, se non fossimo ben più in alto, potremmo dire che guidare la Stelvio sia un costante déjà vu delle sensazioni già provate con la cugina Giulia. Anche il listino rischia di far storcere il naso alla concorrenza, con prezzi in linea con quelli delle veterane del segmento. La Stelvio con motore diesel da 2 litri, 210 cavalli e cambio automatico ad 8 marce si porta a casa con 50.800 euro, un po' come l'Audi Q5 2000 TDI da 190 cavalli, spicciolo più, spicciolo meno. E chiudiamo quindi coi motori, si va subito in scena col benzina 2000 turbo da 280 cavalli, seguito nei mesi successivi dalla variante da 200. Il versante diesel, oltre la già citata versione, vedrà l'arrivo di un entry level 2.2 da 180 cavalli, a sola trazione posteriore. Un off-road duro e puro, insomma le condizioni migliori per testare questa Mercedes Classe E 4MATIC All Terrain, un sistema che rimane attivo fino ai 35 km orari e che permette alla vettura di sollevarsi di 20 mm dal terreno. Insomma, andiamo a provare e andiamo a vedere quello che riesce a fare in queste condizioni di off-road estreme. È una station wagon, difficile nasconderlo, ma studiato da SUV. E sta qui il bello della nuova Mercedes Classe E All Terrain, versione tuttofare della familiare dal blasone che conta. Un'auto non per tutte le tasche e capace di attirare l'attenzione di quella clientela che cerca l'esclusività tipica di una Mercedes, ma che ama la gita fuori porta meglio se tra neve, fango e polvere. La vedremo in concessionaria in primavera e anche se la trazione è rigorosamente firmata a 4MATIC, è l'esperienza di guida a confessare quell'attitudine da sportiva 2.0. Certo, l'anima off-road si fa notare con quell'altezza di quasi 3 cm in più rispetto alla sorella normale. Dalla console si può giocare con il Dynamic Select, scegliendo tra 5 differenti stili di guida da adattare alla nostra classe E 4x4. Dall'eco al comfort, passando per il più dinamico sport o l'impostabile a piacimento individual. E poi c'è il quinto all-terrain, appunto. Grazie all'airbody è possibile regolare l'altezza dell'auto per fronteggiare le situazioni più disparate, selezionando fino a 3 differenti misure, da 0 a 35 mm.
Questa l'anima SUV, mentre per il resto abbiamo a che fare con un'autentica familiare. Nella zona posteriore gli ingegneri di Stoccarda si sono sbizzarriti, con gli schienali che possono essere portati in posizione verticale di ulteriori 10 gradi. Il risultato è un vano di carico che guadagna ulteriore spazio e che porta il totale a ben 670 litri di capacità. E stiamo ancora viaggiando in 5. Siamo al restyling definitivo per la Seat Leon Cupra. I margini di miglioramento sono ormai ridotti e quella che abbiamo guidato sul circuito spagnolo di Castellolì è probabilmente il miglior risultato ottenibile. Ci troviamo nel circuito di Castellolì per assaggiare la nuova Leon Cupra 300 cavalli. Venite con me. Il mappa di selezione mettiamo in modo Cupra, che ci aiuta un po' tutti gli assetti di volante, direzione, acceleratore. Questo ci farà andare un po' più performante. Il cambiamento più grande è quello che sentiamo in più, l'incremento di coppia. La coppia che ci dà 30 N in più fa che l'accelerazione sia molto più lineare. Questo per me è il cambiamento più importante, che ci dà sia il tempo in pista che la facilità di guida quando siamo sulla strada. Vantaggio su tutti i suoi rivali, che è il differenziale. Quando usciamo dai tornanti piano, la capacità di tutta la potenza della macchina andare sul suolo, non c'è un'altra macchina che ha questo vantaggio. E possiamo aprire il volante e aiutare un po' la salita, la uscita della curva, e la trazione del differenziale con questa potenza fa che la macchina sia velocissima. Fuori cambia poco, dal disegno dei fari a qualche tratto di matita intervenuto sul paraurti, e gli interni non sono da meno, figli di una filosofia pretesa dai padroni di casa, i soliti tedeschi di Volkswagen. Ma la Leon Cupra è un'auto sportiva a tutti gli effetti e non sono questi i dati ghiotti cercati dalla potenziale clientela. Il piatto forte sta sotto il cofano. Il motore rispetto al vecchio modello porta a casa altri 10 cavalli, raggiungendo la soglia delle 300 unità. A scalpitare nella motorizzazione 2000 TSI. Tutto questo senza distinzione di carrozzeria. Nel caso della ST, la Wagon per intenderci, sarà opzionale in alcuni mercati addirittura la trazione integrale 4Drive. Ma il piacere di guida arriva anche dal telaio, che divora e gestisce con disinvoltura ognuno dei 300 cavalli di potenza. Al resto pensano le gomme Michelin Pilot Sport Cup 2, che aggiungono grip e quella sicurezza richiesta ad un'auto che va così forte. Che poi va detto, è la Seat più potente di sempre, e qualcosa vorrà dire. Se oggi non sei SUV, sei spacciato? Pare di no, e le case che ancora pensano in chiave berlina non mancano, e se a farlo sono i giapponesi di Honda, che con la nuova Civic esprimono linee quasi ardite, il successo è garantito, o quasi. La rinnovata Civic, è vero, è una global car, cioè la vedremo in questa veste sulla gran parte dei mercati mondiali, ma sfoggia un look che sembra fatto su misura per piacere agli automobilisti nostrani. C'è una sicurezza passiva, è una macchina 5 stelle in cap, però diciamo che noi già dalle versioni quasi base o intermedie mettiamo un pacchetto chiamato Sensing. È un assistente alla guida molto importante, aiuta a frenare, aiuta a tenere la distanza, aiuta a tenere le corsie, i cambi di corsie delle macchine che precedono, insomma è una guida assistita, molto importante per un livello di sicurezza mai raggiunto, credo, in questo segmento. Fuori è a dir poco originale, dentro spaziosa sia per occupanti che per bagagli. E chiude il cerchio una semplicità di motorizzazioni che quasi disarma, con la coppia VTEC disponibile anche con trasmissione automatica. Si parte dal piccolo tre cilindri, ormai un must have di tutte le grandi case prêt-à-porter, ovviamente 1000 e da 129 cavalli, per passare al litro e mezzo di cilindrata più brillante e da 182 cavalli di potenza.
Ma questa è banale teoria, quel che contano sono i fatti. Noi l'abbiamo guidata sulle strade attorno a Barcellona e proprio il 1005 ci ha regalato le soddisfazioni migliori. Si guida e si respira tutta la tradizione firmata Honda. Il telaio è stato alleggerito a vantaggio di spunto e partenze e lo sterzo tutto nuovo spaventa per la precisione. Chi vuole di più, molto di più, si rivolgerà come da tradizione alla Type R, non ancora disponibile sul mercato e che vedremo dal vivo al prossimo Salone di Ginevra. Possibilità per la nuova Kia Rio, fresca di presentazione ufficiale. Già perché le auto lunghe attorno ai 4 metri sono quelle più vendute nel nostro paese. E anche se molte di queste sono SUV compatti o piccoli monovolume, è altrettanto vero che agli italiani piacciono ancora tanto i grandi classici in salsa Polo o Fiesta. Ed è qui che arriva la rinnovata Kia Rio, che già coi vecchi modelli si è tolta qualche soddisfazione con oltre 6 milioni di pezzi venduti sparsi ai quattro angoli del globo. Abbiamo deciso di articolare la gamma su tre livelli di equipaggiamento, quindi una versione d'ingresso che si chiama City, una versione che sarà il cuore di gamma che si chiamerà Active e poi la versione Top che sarà quella disponibile solo con le due motorizzazioni, quindi col benzina turbo e con il 1.4 turbo diesel da 90 cavalli, diciamo destinata a chi è più esigente, che magari viene da auto di segmento superiore e quindi da un punto di vista di contenuti e di tecnologia si aspetta di più. Questa quarta generazione ha quindi lo stesso ruolo e anche se il design non è troppo audace, convince per i contenuti di qualità, a prezzi più che abbordabili. Dentro c'è spazio, dietro due passeggeri siedono comodamente e il bagagliaio è in linea con quelli della concorrenza. Le rifiniture sono in gran parte scure e si apprezza la facilità di regolare il posto di guida. Bello anche il volante con comandi integrati e ispirato alle cugine più nobili, Niro e Optima. L'unica vera pecca è probabilmente l'assenza di un cambio automatico, ideale per le auto cittadine, mentre il capitolo motori è molto semplice con due unità benzina ed una diesel. Con la prima si viaggia col 4 cilindri aspirato 1200 per 84 cavalli o con il turbo 3 cilindri da 100 cavalli. Il versante gasolio vede invece il 1400 declinabile con 77 o 90 cavalli di potenza. Successivamente arriveranno a completamento della gamma le varianti B-Fuel, benzina e GPL, oltre che la GT da 120 cavalli. Ha avuto luogo in 24 ore una carovana di 5 nuove Audi A4 Road 4 alle prese con un percorso decisamente particolare, a spasso tra le località alpine più affascinanti ed esclusive d'Italia. È la 24 ore delle Alpi, gara di regolarità organizzata e voluta dalla casa di Ingolstadt, rispettosa delle regole ufficiali FIA ed ACI Sport. Cinque i team di giornalisti, tra cui noi di MotorCube, che si sono alternati alla guida con la prima tappa che ha toccato Chamonix e poi San Bernardino. Cambio di equipaggio in notturna tra gelo e neve e di nuovo in marcia verso Madonna di Campiglio, raggiunta con le prime luci dell'alba. Gran finale a San Cassiano, arrivati come da regolarità prevista alle ore 12. Tra la gadgettistica immancabile per un'esperienza del genere, le Action Cam GoPro, che hanno garantito una costante testimonianza di tutte le fasi della 24 ore, sia di giorno che di notte. Ideale l'esperienza di guida offerta dalle nostre Audi, tutte equipaggiate col potente motore diesel TDI 3000 da 272 cavalli e trasmissione automatica Tiptronic. Un giocattolo capace di prestazioni in salsa sportiva, con una massima autolimitata di 250 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 chiusa in 5 secondi e mezzo. Una gara ormai divenuta una classica delle iniziative invernali, da non perdere e che sicuramente ritroveremo anche il prossimo anno.